Ciao a tutte ragazze, ben ritornate. Oggi in questo video vorrei farvi vedere appunto come, oddio, eccoci qui, come ho fatto questa piega qui, che è una piega leggermente liscia, un pochino più spettinata, come potete vedere le punte del ciuffetto sono un pochino più morbide e le punte sono un pochino dei capelli girate verso l'interno. Allora, che cosa voglio mostrarvi? Voglio mostrarvi alcune cosucce e quindi iniziamo subito. Prima di iniziare ad asciugare i capelli vado ad utilizzare un olio di argan. Allora, lo sto utilizzando da un pochino di tempo ed è un olio di argan davvero fantastico perché appunto come si sa l'olio di argan è una manna santa per quanto riguarda i capelli. Quindi vado ad applicare alcune goccine prima di asciugare. E voilà, adesso vado appunto a mettere l'olio tra i capelli e vado a mostrare due prodotti che ho provato per circa un mesetto e che mi sono stati inviati, appunto è un phon e una piastra. Vado ad impostare appunto il phon che ha questa ventola qui rotante. Vabbè, potete scegliere voi appunto se mettere su appunto un getto d'aria un pochino più freschetta, quindi che logicamente rovina un pochino di meno il capello. Io lo vado a mettere alla massima temperatura perché è proprio freddo stasera. Quindi lo accendo. Come potete vedere, vado appunto a fare i capelli un pochino più voluminosi e come potete notare anche dalle immagini che saranno successive, vado a gonfiare un pochino le radici e faccio passare la ventola sotto di esse, quindi per avere un bel volume. E alla fine di questo video vi darò un consiglio utilissimo su come scoprire quando è che è buona una piastra, cioè quando è che la sua ceramica è realmente buona, una buona ceramica. E quindi adesso ecco qui che mi vedete con la mia splendida capigliatura, ecco. Ok, sono andata a spruzzare un pochino di termoprotettore. Allora, ragazze, cosa volevo dirvi? Intanto sono andata ad accendere la piastra e mi esce a 170 gradi. Io volendo fare appunto un liscio, quindi che si avvicinano insomma ai miei capelli, adesso sono appunto tutti crespi da asciugatura soltanto fatta con il phon. Visto che la ceramica è buona e quando la ceramica è buona non servono tantissimi gradi, no? Per andarci a lavorare, visto che il mio capello è molto trattato da decolorazioni, io come temperatura vado a scegliere un 160 gradi, che basta e avanza per il mio capello. E visto che ci sono due rotazioni, quindi una che va verso l'alto e una che va verso il basso, in questo caso lisciando, li vado a scegliere quella lì verso il basso. Iniziamo subito. Vado a dividere appunto in sezioni, sì, le mie orecchie in questo momento sono molto carine. Allora, appunto, vado a prendere la piastra e vado a lisciare. Le ciocche le prendo in modo grossolano perché appunto voglio un liscio, quindi essendo già lisci, poi logicamente se avete il capello riccio e volete farlo liscio, in questo caso dovete alzare un pochino la temperatura e prendere magari ciocche più piccole. Visto che io voglio fare un liscio, come insomma a volte faccio io stessa nel salone, quindi con le punte girate un pochino verso l'interno, questo liscio che comunque è molto lavorato, no? Che magari si vede che ci ha messo mano il parrucchiere, vado appunto a passare la piastra e poi verso la fine la vado ad inclinare un pochino. Ragazze, ora vado a fare il ciuffo che okay? Un attimino può sembrare un attimino più complicato, ma è molto facile. Allora, in questo caso rimango, ho alzato un pochino i gradi perché il ciuffo voglio farlo in una volta sola e ho messo il rotante verso il basso. Adesso metto la piastra in questo modo qui, quindi al contrario, vado ad applicare appunto all'interno i capelli e la giro così. Ok?
Ma niente, se si stufa in questo momento, si premo e giro così fino in basso. Vedete l'effetto come viene carino? Ok, arrivato a questo punto vado ad applicare, qui c'è il rotante verso il basso, lato di qua, invece di qua vado a mettere il rotante verso l'alto, può sembrare una controtendenza, no? Però appunto questo mi aiuta a fare un pochino più di trazione, quindi ad avere un capello dopo ben definito. In questo caso quindi non vado a far vedere questa maniera qui perché è molto più facile che qualcuno si scotti, insomma non è sempre molto semplice, quindi visto che c'è questa possibilità del rotante vado a fare in questo modo qui, vado ad applicare così all'interno il capello e come sempre giro così. Ok, la prima cosa che guardo appunto è la ceramica e vedo se la ceramica è buona, perché ad esempio ci spendo tantissimo in piastre, ferri, fondo, qualsiasi cosa. Ad esempio gli ultimi alcuni ho pagati circa anche sui 200 euro appunto perché per la ceramica. Io una volta sentii un commento sotto il mio video di capelli, una cosa ubriobriosa, nel senso che oddio, io ho una piastra molto simile, l'ho pagata 10 euro al mercato tipo, e anche a me fa questo stesso effetto. Ragazze, anche se se mettessi i capelli sotto il ferro da stiro, cioè anche questi verrebbero lisci, ma alla fine li stiamo mettendo sotto un ferro da stiro. Un consiglio che vi posso dare per notare una buona ceramica è quando appunto vedete che il capello risulta all'uscita della piastra semilucido, quasi umido, quasi bagnato, vuol dire che la ceramica comunque è molto buona, perché sì, ve lo dico in parole povere, in pratica è come se si creasse una sorta di condensa, no, tra la piastra e il capello, in modo da non utilizzare appunto l'acqua del nostro capello, quindi non andarlo a disidratare, ma appunto utilizzare questa sorta di umidità che ha creato la piastra stessa con la ceramica. Quindi sì, io trovo che sia un'ottima ceramica la prima cosa che ho guardato, poi ho guardato dopo appunto le cose che riuscivo a fare. Io ho deciso appunto di farla utilizzando, di fare questa piega utilizzando il calore più basso che ci sia, quindi diciamo che tutte le piastre iniziano da 150 gradi e una temperatura media per farlo, per fare bene una piega, per far sì che duri, è intorno ai 180 e anche 190, esempio se siamo mosse e vogliamo lisci, 190 gradi. Io in questo caso l'ho utilizzata a 160 gradi perché i miei capelli sono super stressati, super decolorati in questo momento, e quindi ho deciso di utilizzare il calore, uno dei calori un pochino più bassi che ci siano. Spero che vi sia piaciuto l'effetto finale, e scusate un pochino per le luci, ma mi rendo conto che stanno virando ad un colore un pochino particolare, mi sa che è ora di cambiarle. Nulla ragazzi, un bacione, ciao!